benvenuti su Nerd and Fun dai soliti toscani importati, Alessandro e Simona. Ci siamo scambiati di posto. Ah. Abbiamo cambiato un pochino, no? Giusto. Vai Thomas, pure. Va bene, mi presento, mi chiamo Thomas Fortuna, nonostante il mio cognome non ho fortuna, ho 29 anni, sono purtroppo di Rovigo, va bene dai, abbiamo pazienza, ho diciamo tante collezioni, insomma, sono un collezionista, tra cui anche l'ultima cosa fatta circa da un anno, i cosplayer. Bello! E diciamo, sì, insomma, è entrato così per scherzo e è diventata una mia nuova passione, insomma, diciamo. Bello. Quindi possiamo parlare anche del tuo cosplayer prima di tutto. Vuoi parlare prima delle Hot Wheels? Sì, sì, sì. Nessun problema, come si preferisce, ecco, non ho preferenze. Facci la presentazione delle Hot Wheels in cosplay. Mano, mi trovo un po' in difficoltà adesso a mettermi il costume perché mi vorrebbe un quarto d'ora, quindi... Vabbè, passa la maschera. Prossima volta. Prossima volta sì, la maschera lui qui pronta. Vai. Allora indossa la maschera, va. Datemi 2 secondi perché trovo poi difficoltà. Uno. Eccoti qua. Bella. Come potete capire, è Black Panther. Sì, un attimo che non vi vedo, insomma. Ecco, sì, sì. È una maschera un po' eccessiva. Vabbè, ora... è abbastanza. Pure, non ti preoccupare. La mia prima domanda è: quante Hot Wheels hai? E in questo momento ne ho circa 610. Cavolo! che poi sono un po' in lontananza, ma si notano da là. Faccele vedere da vicino. Un escursus veloce. Noi di Nerd & Fun siamo troppo. Wow. E quelle qua sono varie file. Sono varie file, sì. Macchinine, cioè nel senso. Poi queste sono a parte perché queste sono solo ufficialmente Ferrari. Sono macchinine. Perché non sono macchinine, sono Hot Wheels. Queste sono da collezione. Sì, e poi ne ho altre qua sopra. Queste le lascio in confezione perché queste secondo me un giorno valeranno un sacco di soldi. Anche perché hai già alcuni pezzi che hanno un bel valore. Sì, ne ho una che più o meno valutata è sui 150 euro. Adesso ce la devi far vedere però, Sì, adesso lo tiro fuori. È qua pronta. Il gioiello, ora hai. Abbiamo il gioiello praticamente. La tira fuori dal cofanetto. No, si vede benissimo. No! No! Facci vedere la macchinina. Eccola qua. Wow. Descrivicela. È un Nissan Fairlady del, adesso l'anno non me lo ricordo. In particolare è che vale di soldi perché ha le ruote non di plastica ma di gomma. Ah. Quindi come ne ho altre, come ne ho altri paio di pezzi qua sopra, insomma, adesso non si vedo benissimo. Queste quattro le hanno tutte e quattro. Tieni fermo il cellulare. Che questa particolarità ce ne sono una. E una è rosso amaranto, una blu, un'altra nera e l'altra nera con graffio rosso. Che valori hanno? Che diciamo, vanno dai 70 ai 150 euro. La via dove anche dipende. No, perché qua uno vuole venirla a vedere, no? Sì, certo. Sì, sì. Tanto tempo si è voluto a dipende perché io diciamo che le colleziono sono circa una decina d'anni, ma a volte sto fermo dei mesi, dopo quando vado a prenderle ne prendo anche 15-20 al colpo, magari di giorni 2, dipende. E quei fornitori più affidabili? Che noi non sappiamo chi è, perché fondamentalmente poi dopo ci passerà ovviamente il link o quello che è negozio. No, praticamente il supermercato di generi alimentari. Ecco. Sembrava un supermercato, però. Tante volte quando vedo in internet dei modelli non riesco a trovare, ho un gruppetto tramite Telegram, contatto lì e chi ce l'ha, insomma, ce le scambiamo. Ah, ve le scambiate tramite, insomma, fate un gruppo, vi scambiate come luogo di ritrovo. Come si faceva sì.
una volta, tipo. Comunque dovrò metterò un beep per il nome, perché sennò facciamo pubblicità. Cielo, cielo. Pardon, scusatemi. Ma lo fate anche voi, cielo, non cielo, oppure... Come le figurine? Cielo, cielo. Sì, esatto. Sì. Quindi sì, perché tante volte trovo 6-7 modelli uguali, li compro, poi li scambio. Perché magari manca qualcun altro che ti esatto. dà un bel, che ti manca a te. No, esattamente. Questa cosa non la sapevo, ora mi hai dato una dritta ai collezionisti che in erba. Quale consiglio daresti a un collezionista che inizia adesso, diciamo così? Beh, diciamo che innanzitutto che può andare tramite internet, cioè, mi trovi poi di iniziare con quella marca che preferisci, insomma, ad esempio gli auto che gli piace, le cerca e pian piano le collezioni, insomma. Vai. Di non esagerare, perché se comincia con una decina poi non è più finita. Va avanti degli anni. Perché ricordiamo che le Hot Wheels fanno tutte le marche di macchine, giusto? Dipende chi le dà la licenza, perché praticamente quest'anno ad esempio quella rossa la fanno rossa, il prossimo anno la fanno nera, ad esempio. Quindi dipende dalla licenza delle, diciamo, delle case autobus. Esatto, possono essere anche 20 auto uguali con il colore diverso, però sempre la stessa auto, sempre la stessa auto. Io questa cosa non la sapevo, si impara tutto tanto. Modello, io non sono così accanito, già che me ne basta una per colore, dopo non è che pretendo di avere, ad esempio, tot auto, la voglio sia rossa, verde, nera, me ne basta una, insomma, indifferentemente dal colore. Quindi, perché se no ne avrei già 3.000, 4.000 adesso. Sarebbero un po' troppe. Un par caudo. Sì, ma ti vedi tutti i colori alla fine, insomma. Serve un garage intero poi. Sì, solo per loro. Sì, praticamente sì. Ma una domanda, ma questa passione da cosa ti è nata? Da quando eri piccolino? Oppure... Praticamente tanti anni fa mio amico mi ha regalato un pacco da 5 di queste otto. Se da lì, basta, le ho trovate in giro e le più finita. Ho cominciato a comprarle sempre. Dopo tramite internet, cioè, sono iscritto sul sito ufficiale della Hot Wheels e da lì vado a vedere i modelli che escono, me le seleziono quelle che voglio e poi le cerco. Quindi praticamente comunque consigli di andare a vedere intanto sul sito, in internet, per vedere già i modelli. Esatto, sì, da lì vedi cosa gli piace e dopo le cerchi, insomma. Dopo se non le trovo può contattare, dopo ci sono vari gruppi anche tramite Facebook, insomma, lì ce ne sono di tutti i tipi. E lì danno anche la valutazione, un po' di tutto, insomma. Ok, papà, lasciamo anche il tuo nominativo comunque sulla nostra pagina, se qualcuno ti vuole chiedere un consiglio te lo può chiedere. Volentieri, posso dove indirizzarli anche su qualche pagina giusta tramite Facebook, dove io ce ne sono iscritto circa su una quindicina, ecco. Qui siamo intramati, qua siamo intramati. Sì, praticamente. Beh, giustamente, insomma, lui ha tante esperienze. E poi quanti anni hai, Thomas? 29. Hai iniziato, c'avevi 5 anni. No, di realtà ne avevo... Non mi ricordo, non dire un numero per l'altro. Più o meno una decina d'anni fa, facciamo proprietario. Facciamo conto tondo 15 anni, dai, siamo a posto. Ok. Un'altra domanda veloce, scusa. Ma tu ci hai mai giocato? No, mai. No! Mai. Le tieni solo per collezione, come ogni collezionista, sì. Giustamente. Quindi, esatto, e poi alcune ho ancora la sua scatola originale, perché con la scatola valgono ancora di più. Ah, ecco, quindi ti raccomando, ad esempio, non scartatele. Tutte le collezioni, se c'hanno la scatola. Ad esempio, come vedete, queste due. Tieni fermo il cellulare. Queste due qua. Oh. Dopo ne ho altre là in parte, che tipo ce n'è 500. Invidia, tantissimo invidia. Quelle le lascio con la sua confezione originale, perché già le ho pagate io abbastanza quando le ho prese, e adesso più o meno valeranno circa 10-15 euro in più di quelle che le ho pagate io. Ecco, là l'ultima domanda, che poi qui si chiude: quanto si è speso in questi anni? Mila. Ne ho più o meno 600, tralasciando di più o meno che... Più o meno facciamo conto che valgono 2-3 euro l'una, quindi più o meno. Trassando quelle 15 che valgono qualcosa di più, più o meno facciamo conto tondo 600 macchinine, più o meno 1200 euro, ecco. Cavolo! Sì, 1200-1500 euro più o meno.
dipende sempre da, da auto che cerchi, più raro, insomma, facciamo mediamente 1500 euro, punto tondo. Sì, piano piano uno le compra un po' per ruote, giustamente. Sì, tralasciando le altre, quelle rare, insomma, con le ruote in gomma, tralasciando quelle, quelle le lasciamo a parte. Quindi lasciamo stare quanto costano, perché ha già detto più o meno i prezzi, quindi più o meno, mi raccomando, non date fondo al vostro conto corrente. Siate collezionati. No, ve lo dico in primis, è una droga. Si riesce a tenere sotto... Se si riesce a tenere un po' sotto controllo, come ne faccio nel mio caso, si riesce, se no, se uno comincia a comprarne subito tantissime, è finita, si mangia uno stipendio. Immaginiamo. Che dire, noi vorremmo stare qui tutta la serata a parlarne. E dopo staremo tutta la serata con lui a parlare, ovviamente. Esatto. Con noi. Volentieri, sempre disponibile per tutti. Però per oggi è tutto da Nerd & Fan, speriamo di avervi interessato con la collezione di Hot Wheels, speriamo di rincontrarci con lui con nuovi pezzi, se ci darà la possibilità, tipo novità, che dici Tommy? Volentieri. Perfetto. Quindi salutiamo dai Toscani Importati, mi raccomando seguite Tom se volete qualche informazione per quanto riguarda le collezioni di Hot Wheels, specialmente anche seguite anche noi, il nostro profilo, quindi seguiteci. E accendete la campanella. Ciao a tutti, saluta anche tu Thomas. Ciao ragazzi, ciao a tutti ragazzi.